Salve a tutti, salve ragazzi, salve nerdacce e benvenuti al secondo video di recensioni di un giovane nerd. Io sono Leonerd e qui abbiamo il nostro giovane nerd. Siamo qui per fare la recensione di Capitan America Civil War. Com'è Civil War? Ti è piaciuto? Sì. Dopo questo commento esaustivo, Civil War è, penso sia il sogno nerd di tutti i nerd che amano la Marvel. Non c'è altro da dire, sembra leggere un fumetto, è pieno zeppo di personaggi da tutte le parti. Ci hanno messo di tutto. È un film sugli Avengers, a tutti gli effetti. Ci sono tutti gli Avengers dei film, dei primi due capitoli, tranne vabbè Hulk e Thor che avrebbero effettivamente sbilanciato troppo lo scontro. Più qualche new entry come Spider-Man. Ah, ok. L'idea alla base per cui poi i supereroi si scontrano è quella là del fumetto di Mark Miller e Steve McNiven. E questa è stata un'idea intelligente, cioè non hanno stravolto questo grande crossover che fecero. Riesce a mantenersi, diciamo, anche in equilibrio con gli altri, coerente con gli altri episodi della saga degli Avengers. Lascia un grosso punto interrogativo, cioè che cosa succederà adesso con i prossimi Avengers Infinity? Invece la componente politica, soprattutto nella prima parte. Assolutamente sì, ma guida un po' tutta la narrazione. Sì, perché comunque da questo punto di vista un altro elemento che è rimasto molto fedele al fumetto è proprio lo scontro ideologico tra supereroi. L'idea è che Capitan America, che incarna l'America, i valori, USA, invece è contro la sua stessa nazione, ma non perché terrorista anarchico, ma perché non si ritrova più in quei valori che, diciamo, l'America aveva. Dietro lo sfondo politico ci sono le vicende personali. Sì, si randellano, però poi fanno la battuta, fanno una cosa simpatica, poi si rirandellano. Ant-Man, senza fare spoiler, lo stanno trattando bene. Nell'universo cinematografico lo stanno trattando molto bene. Ant-Man. Mi è piaciuta anche la scelta di non avere solamente un palcoscenico. Quindi ora che mi ci fai pensare, è un film di Capitan America in cui non stanno mai in America. Prende un film di Capitan America che si svolge in tutt'altro luogo, perché sono tanti supereroi da tutte le parti del mondo. C'è Pantera Nera di Wakanda, che tra parentesi è fighissimo. Non pensavo di avrei mai detto in una stessa frase Pantera Nera è fighissimo. Sono riusciti a farlo veramente bene. Però vabbè, parliamo del nodo centrale del film. Spider-Man, per quanto mi riguarda, viene buttato nel film. All'inizio mi lasciavo un po' perplesso, no? Poi era un bambino, insomma, la terapia che stava ancora a scuola, comunque non diciamo troppo. Spider-Man sembra acquisire sempre più peso nel corso del film e sul finale si apre a qualcosa che dovremo vedere. Spider-Man è fatto meglio rispetto a quando abbiamo visto il trailer. Però rimango comunque scettico sulla scelta dell'attore, ma perché è proprio piccolo. Questo è alto 1,10 m, piccolino. Non mi ha troppo ferito come il suo essere supereroe. Però il costume comunque sa il fatto suo, insomma. Gli occhietti, allora a me non sono dispiaciuti più che altro perché avevano utilizzato sostanzialmente la stessa idea in Deadpool. In Deadpool l'espressività ha un fortissimo valore narrativo, un po' più di espressività rispetto a quella maschera. Ma magari è pure un linguaggio fumettista su carta che deve arrivare alla, esatto, al, diciamo, cinema, è un compromesso che devo dire da non disturba. Ho apprezzato molto il superpotere della vedova nera. Tutti quanti noi abbiamo apprezzato il superpotere. Far girare le persone. Una cosa che forse funziona poco nel film è il cattivo. Il Barone Zemo è il cattivo, ma non è manco il Barone Zemo dei fumetti. Diciamo, c'ha la solita motivazione che francamente ha rotto un pochettino le... Il cattivo secondo me ha un ruolo importante nel, e non è tanto quello che rappresenta, ma è più quello che fa come motore della narrazione. Il soldato d'inverno rimane fighissimo. Falcon purtroppo è sempre il personaggio di serie Z orripilante. Lasciami stare Falcon. Quando localizza i nemici, butta le fa partire il robottino. Ma che robot? Quello nel fumetto teneva un piccolo falchetto vero. Abbiamo droni che bombardano città oggi. E poi abbiamo Falcon che spara guano così sui cattivi. Ma no, guarda, secondo me lo stai sottovalutando. È un personaggio che non ha niente a che vedere con quel torace enorme, la capa piccola. E deve essere per forza. Basta, Bimbo Ragno! Iron Man. Va bene, ok, adesso andatevi a picchiare da qualche parte. No, anche perché devo dire, Falcon ha una sua dignità nel film. Ci sono tanti. C'è un microbo che fa cose assurde. C'è tanta gente che. Ok, abbiamo scatenato la guerra civile. Boh, comunque Falcon non ha nessuna dignità. Boh, mi spiace dirlo. Lascia ai telespettatori un commento dopo. Ai telespettatori, ai youtuber spettatori.
Allora, ci è piaciuto il film? Personalmente sì, aveva un che di originale rispetto a tanti altri film sui supereroi che noiosi, statici e prevedibili. Non ci si concentrava solo su un personaggio, quindi calcolando il tutto il film mi è piaciuto. È un filmone assurdo, è troppo bello! Questi che si picchiano, scene fantastiche novità fatte, ma sì, ma noi, ma tu ti vai a vedere Capitan America Civil War, perché vuoi che la gente si randelli selvaggiamente di mazzate, che Iron Man si scassi l'armatura, che Capitan America sanguini dalla bocca? Non è come Batman e Superman, dove tra una mazzata e l'altra ci sta la pesantezza, il dramma esistenziale. A me è piaciuto perché a fianco alle mazzate c'era anche una narrazione che non era solo sui fatti loro personale. Sì, anche questo è vero. Però si randellano un sacco. Tante botte. Tante, tantissime.